La Juventus vorrebbe riscattare Mandragora dall'Udinese, ragazzi, e questo è un affare molto, molto, molto particolare di cui devo spiegarvi un po' di cose, perché non è per nulla scontato e non è per niente semplice farvi, diciamo, un quadro rappresentativo di quello che sta un pochino succedendo. Qualche anno fa la Juventus ha cominciato a far girare in prestito Mandragora un po' per tutta Italia, cercando di, diciamo, capire se questo ragazzo potesse effettivamente, diciamo, costituire una risorsa per il futuro della Juventus. Rolando Mandragora era stato visto veramente tante volte nelle varie gare di primavera di calcio giovanile come uno dei giocatori più interessanti sul suolo nazionale. Alcuni giornali lo avevano addirittura eletto nuovo Pirlo, anche se ha delle caratteristiche completamente diverse. E di fatto, ragazzi, aveva letteralmente strabiliato un po' tutti, tanto che la Juve, non avendo posto all'interno della rosa principale, erano i tempi in cui avevamo un centrocampo atomico formato da Pirlo, Vidal, Pogba, eccetera, eccetera, decise di mandarlo un po' in prestito in tutta Italia. Alla fine Mandragora si è fermato all'Udinese, sta disputando delle buone stagioni, sta attirando l'attenzione di molti club su di lui. La Juventus avrebbe appunto stabilito già tempo fa con l'Udinese un gentleman agreement, cioè un accordo fra gentiluomini che, diciamo, includerebbe la volontà della Juve di riportare Mandragora a Torino per una cifra vicina ai 25 milioni, quindi tra i 24 e circa 24 milioni più bonus. Il discorso è che quando voi venite da me e mi chiedete: Matt, ma Mandragora rimane alla Juve? Matt, ma che fa Mandragora? Matt, ma Mandragora rimarrà? Io vi dico no, perché la Juve non ha intenzione di acquistare di nuovo Mandragora per farlo rimanere alla Juve. La Juve ha intenzione di prendere Mandragora perché o vuole realizzare con lui una plusvalenza consistente, quindi vuol dire prendere un giocatore a 24 milioni, vendere probabilmente questo talento anche a 30, realizzare un 5-6 milioni di plusvalenza. Seconda possibilità. La Juve vuole prendere Mandragora perché effettivamente vede in Mandragora del potenziale tale da poter, diciamo, usare come contropartita per un giocatore più forte di Mandragora da prendere alla Juve. Ora, io lo so che la maggior parte di voi mi scriverà nei commenti sicuramente: Matt, la Juve non crede nei giovani talenti, la Juve non vuole i giovani talenti, eccetera, eccetera. Però, come vi rispondo sempre, e ve lo dico sempre, la Juventus attua una selezione abbastanza mirata dei talenti a cui dare spazio, ma questo non lo fa solo la Juve, lo fa un pochino ogni grande club, comunque sulla faccia della terra. Quindi è normale, quando venite da me mi dite: Matt, ma perché non ci riempiamo di giovani 18enni italiani, di volenterosi, oppure di ragazzi italiani? Perché i talenti in Italia ci sono, sì ragazzi ci sono, però nessuno di loro, secondo me ce ne sono veramente pochi, che giocherebbero all'interno di una Juventus che comunque non è più la Juve di 10 anni fa, non è più la Juve che deve mirare alla nazione, ma della Juve che deve mirare oltre alle competizioni nazionali anche alle competizioni internazionali. Mandragora è un buon giocatore, ma non è giudicato da nessuno della dirigenza della Juve all'altezza per rimanere alla Juve. Quindi o lo includeranno probabilmente nella trattativa per Tonali, cercando di ottenere uno sconto grosso sul cartellino, perché se ridai Mandragora al Brescia, parliamoci chiaro ragazzi, vai a dare un giocatore che vale già 24 milioni, il prezzo di Tonali è 50. Quindi stai facendo una buona strategia, ma ci sarebbe da vedere se il ragazzo, diciamo, sia disponibile ad andare al Brescia, perché passare da dove sta ora al Brescia è una bella retrocessione in termini di qualità di gioco, diciamo, di ambizioni. Quindi c'è da vedere tante cose. Oppure, chissà, potrebbero darlo ad altre squadre per altre contropartite. Mandragora è un giocatore che a me piace, ha mostrato buone capacità, ma sono d'accordo con la dirigenza quando mi dicono: ragazzi, non è adatto alla Juve. Non è adatto sul lungo termine alla Juve. Probabilmente la Juve cerca altri nomi. Certo è che se devi continuare ad avere in squadra determinate persone, è meglio Mandragora. Però, volendo andare ad analizzare la situazione a fondo, forse alla Juve serve un altro tipo di giocatore. Forse serve un giocatore, innanzitutto, che abbia un curriculum internazionale più folto di quello di Mandragora, che è un giocatore onestissimo, ma non è che abbia tutta questa grande esperienza. Seconda cosa, serve un giocatore che abbia le spalle larghe per sostenere una maglia così. Quindi
e non so se lo sia, perché le cose, insomma, sono molto chiare in relazione alle prestazioni. Fatemi sapere nei commenti.